Salve a tutti, io sono Spina e benvenuti in questo nuovo video. Come starete immaginando dalla creazione di questo personaggio con un naso veramente abnorme, i protagonisti dello speed build di oggi sono Gibbo, Bobbo e il loro negozio. Confesso che fino a poco tempo fa non avevo neanche preso in considerazione l'idea di costruire il loro negozio, ma non perché non volessi, ma proprio perché non avevo pensato a loro. Almeno finché non ho letto i commenti di alcuni di voi che mi dicevano proprio di avere loro come protagonisti di uno speed build. Ricreare i personaggi di Gibbo e Bobbo non è stato molto semplice perché, non avendo acquisito una buona manualità nel creator dei personaggi di The Sims, all'inizio non riuscivo bene a creare quegli attributi particolari che li contraddistinguono. Detto in parole semplici, non riuscivo a fare un naso come si deve. Spero comunque di aver ottenuto un buon risultato nel ricrearli. Ho cercato comunque di trovare degli abiti che potessero assomigliarli e ho scoperto che si può utilizzare questa piccola funzione di creare un personaggio gemello a quello già creato, cosa che mi ha aiutato veramente tantissimo per creare sia Gibbo che Bobbo. E ora passiamo alla creazione del negozio. Il negozio di Gibbo e Bobbo, per quanto inizialmente possa sembrare piccolo, in realtà non lo è affatto ed è purtroppo un pensiero che mi ha creato non pochi problemi. Infatti sono partita con la costruzione del negozio piuttosto tranquilla, pensando, ok, non è chissà che, il negozio di Gibbo e Bobbo è un edificio molto semplice da fare, ci metterò poco. Non è così. In realtà, per costruire completamente l'edificio ci ho messo più di 3 ore, senza contare il tempo che ho perso nel momento in cui il gioco ha deciso di crashare e di salvare solo metà del lavoro. Quindi sì, ho dovuto ricostruire la casa di Gibbo e Bobbo per ben 2 volte. Vi starete chiedendo com'è possibile che un edificio così all'apparenza semplice sia così in realtà complesso da fare? Beh, in realtà bisogna tenere in considerazione che i piani dell'edificio che ospita la casa e il negozio di Gibbo e Bobbo sono ben 4. Abbiamo infatti il piano, che è quello che conosciamo tutti con il negozio, il piano superiore dove abbiamo le stanze da letto di Gibbo, Bobbo e il loro schiavo segreto che nessuno ha mai visto. In più abbiamo la soffitta dove loro generalmente nascondono tesori o qualcosa che in realtà non vogliono far vedere al pubblico. Ma non dimentichiamo anche il sotterraneo, sorvegliato dallo gnomo Proteggi Tesori. Quindi potete capire che in realtà ricostruire il negozio di Gibbo e Bobbo non è un'impresa proprio semplice. Probabilmente noterete molte differenze con l'edificio originario che vedete in ogni video di Minecraft, ma purtroppo, come già vi ho detto tantissime volte, riuscire a ricreare un edificio che esiste su Minecraft, su The Sims, è piuttosto complicato e spesso porta ad avere alcune differenze. Immagino che vi starete chiedendo che cosa ci fa un gigantesco drago fuori dalla finestra di Gibbo e Bobbo con la testa ficcata nel muro. Beh, per chiunque di voi lo avesse notato, Gibbo e Bobbo nel negozio tengono una testa di drago, oggetto che purtroppo non è così facile da reperire su Minecraft, figuriamoci su The Sims, quindi ho dovuto scendere a compromessi e per ottenere la testa mi sono dovuta portare a casa tutto il drago. In questo video voglio approfittarne per rispondere ad alcune delle vostre domande. Innanzitutto, già dal primo video, moltissimi di voi mi chiedono come faccio ad avere soldi infiniti quando costruisco le mie case. La risposta in realtà è veramente molto semplice. Non costruisco le case nella modalità vivere. Le case che costruisco non le costruisco avendo un sim legato, ma le costruisco semplicemente cliccando sul lotto che mi interessa e costruisco l'edificio da zero.
Così facendo posso costruire senza limiti di costo o di oggetti. Ovviamente il problema sarà poi quando andrò a creare un personaggio che non potrà permettersi la casa, ma quella è una questione che per il momento non ci interessa. Sappiamo perfettamente che il negozio di Gibbo e Bobbo raccoglie il più svariato numero di oggetti bizzarri e devo ammettere che in questa circostanza mi sono veramente divertita ad infilare nel negozio qualsiasi tipo di oggetto, da boccette, teste, cesti, barattoli, libri, scaffali, qualunque cosa, anche quello che in realtà magari nel negozio non abbiamo mai visto su Minecraft, non date per scontato che in realtà non ci sia. Per ricreare il sotterraneo, purtroppo sono dovuta scendere ad un piccolo compromesso. Sapete perfettamente che il sotterraneo di Gibbo Bobbo ha il tetto veramente molto basso, proprio per questo hanno assunto uno gnomo a farne la guardia. Su The Sims ovviamente questa cosa non è possibile da ricreare e quindi ho deciso di creare una discesa che si nascondesse dietro il tavolino con gli strumenti magici che di solito hanno alla destra dell'ingresso. Per il sotterraneo ho fatto una scelta un po' particolare. Ho voluto ricrearlo come magazzino, ma anche come sala dei tesori, ecco. Già partendo dallo scegliere questi scrigni molto particolari, soprattutto molto grandi, al riempire la stanza con oggetti decisamente molto costosi e anche piuttosto nascosti. Come potete notare, anche vicino alle varie casse del tesoro, ho voluto piazzare questi gnometti fantasmi che cercano di arraffare le ricchezze che Gibbo e Bobbo hanno accumulato nel loro seminterrato. Ovviamente una costante che lega sia la versione di Minecraft che quella di The Sims è che nel negozio ovviamente tengono solamente ciarpame e cianfrusaglie, le cose veramente ricche e buone le tengono per loro. Nel ricreare il piano superiore ammetto di aver avuto qualche difficoltà perché ogni volta che creo una casa cerco di mantenere le proporzioni originali alla casa di Minecraft. Qui con il negozio di Gibbo e Bobbo sono stata costretta a modificare un po' la struttura per riuscire ad adattare bene l'edificio e far rientrare comunque tutte le stanze che sono presenti nella casa.
Come penso ricorderete, il primo piano del negozio casa di Gibbo e Bobbo ospitano la camera da letto di Gibbo, la camera da letto di Bobbo, la camera prigione dello schiavetto che nessuno ha mai visto, il bagno, la cucina e una stanza che in realtà non si è mai capito che cosa fosse. Per le camere di Gibbo e Bobbo ho voluto mantenere dei toni che si avvicinassero a quelli che sono i colori di Gibbo e Bobbo. Per Gibbo infatti ho utilizzato dei colori giallo-marrone e per Bobbo dei colori viola-blu. Ovviamente per entrambi non può mancare l'ottimo ricostituente per nasi villager e qualche piccolo tocco qua e là che ricorda la loro essenza di villager, ad esempio un grande pacco di fazzoletti. La camera dello schiavetto ho voluto renderla il più povera e malmessa possibile, con qualche crepa, qualche ragnatela e dei mobili messi veramente male. Il bagno di Gibbo e Bobbo, come tanti di voi ricorderanno, probabilmente è una delle stanze più orride che esiste in tutto l'edificio. Ho cercato comunque di ricreare quell'orrore anche qui, però devo ammetterlo, il mio desiderio di creare comunque un bel edificio ha fatto sì che anche il bagno diventasse una stanza abbastanza gradevole. Per la cucina ho deciso di apportare una modifica veramente essenziale, ma che secondo me ci stava bene. Come sapete, la stanza vicino alla cucina è una stanza che in realtà non utilizzano. Proprio per questo ho voluto unificare la cucina con questa stanzetta in modo da ricreare una cucina più sala da pranzo, divisa da un piccolo muro basso. Ovviamente non possono mancare i due peluche da compagnia di Gibbo e Bobbo. Ed arriviamo all'ultima stanza della casa. La soffitta, in realtà, è la stanza più strana e meno vista fra tutte quelle dell'edificio. E qui ho voluto fare un lavoro di cambiamento completo. Ho voluto ricreare per Gibbo e Bobbo una sala che fosse solo per loro, per rilassarsi, per godersi le cose che amano, cioè smeraldi e ricchezze e ancora smeraldi. Ce li vedo davvero qui, beati a rilassarsi, a guardare televisione e contare tutti gli smeraldi che hanno rubato a un povero malcapitato. Thank you.
E anche per questa volta la costruzione della casa è conclusa. Fatemi sapere nei commenti quale vorreste fosse il protagonista del prossimo video e vi annuncio che il video della prossima settimana, di mercoledì, sarà un video speciale a tema Halloween, quindi mi raccomando non perdetelo. Io vi lascio allo show di immagini che vi mostreranno gli interni della casa di Gibbo e Bobbo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!